Buongiorno a tutti. Ci sono anzitutto delle domande per quanto riguarda le ultime lezioni. Ragazzi, attenzione. Allora? Benissimo, vi richiamo semplicemente un attimo quello che abbiamo visto nell'ultima lezione, nelle ultime tre slide, perché in qualche modo era una visione sinottica dell'intero problema del processo di solidificazione e raffreddamento di una lega binaria completamente miscibile allo stato liquido e parzialmente miscibile allo stato solido. Quei sette punti che trovate sono rappresentativi della situazione all'interno di queste leghe con differenti tenori di vari elementi A e B. Se abbassiamo la temperatura, questo è quello che abbiamo a una temperatura abbastanza elevata ma non troppo, dove nel caso della lega più vicina al 100% di A abbiamo una soluzione solida costruita completamente appunto dalla struttura alfa. Nel caso della lega numero 2 e numero 3 abbiamo differenti frazioni volumetriche di liquido e di solido alfa. Nel caso della lega eutettica ci troviamo ancora in condizioni completamente liquide, e a destra praticamente l'analogo di ciò che abbiamo appena visto, però in cui la lega primaria, quella che abbiamo già denominato come pro-eutettica, viene a essere costituita dalla fase beta, sicuramente caratterizzata da un reticolo cristallino differente rispetto all'alfa. Abbassando ulteriormente la temperatura in queste sette leghe, osserviamo che la microstruttura che viene ad essere osservata è a sua volta dipendente appunto dalla composizione chimica, dove osserviamo a partire da sinistra verso destra una soluzione solida costituita completamente da grani alfa, poi aumentando verso destra la percentuale di B abbiamo l'ingresso all'interno della lacuna di miscibilità alfa più beta, e quindi la precipitazione di fasi di grani beta all'interno, normalmente ai bordi grano, dei grani alfa primari. Per quanto riguarda la quarta lega, questa, abbiamo una struttura completamente eutettica, in questo caso un eutettico lamellare, e andando verso destra cambiamo la fase primaria, a questo punto la fase primaria diventa la beta, e abbiamo a questo punto la fase alfa che va a precipitare laddove può. Vi ho detto prima un attimo fa, la fase diciamo secondaria viene a precipitare all'interno della fase primaria, se essa alfa o se essa beta. In effetti normalmente precipita in corrispondenza di quelle zone caratterizzate da un livello energetico più elevato, tipicamente i bordi grano, meglio ancora molto spesso i cosiddetti giunti tripli, sono i punti di incontro di tre o più grani. Capite bene che se la zona di interfaccia fra due grani abbiamo definito come una zona molto distorta, una zona che ha un contenuto energetico più elevato della massa del grano, comprenderete bene che la distorsione indotta nel reticolo dall'interfaccia di tre o più grani è certamente ancora più elevata. Per questo un giunto triplo può risultare una zona di nucleazione, per quanto riguarda la trasformazione allo stato solido, preferenziale rispetto a un semplice bordo grano o ancora rispetto a un grano nella sua massa. Tutto ciò che abbiamo raccontato è sicuramente corretto nei limiti del nostro diagramma che siamo andati a considerare. Vi ricordo il diagramma di fase binario, ma questi discorsi possono essere tranquillamente adottati anche per diagrammi ternari, quaternari, eccetera. È un diagramma che parte dall'assunto di base di essere rappresentativo di una serie infinita di stati di equilibrio, il che tradotto vuol dire è un diagramma che ci rappresenta o riscaldamenti o raffreddamenti effettuati in maniera estremamente lenta, sì da consentire, per quanto riguarda le fasi liquide, una completa rimiscelazione del liquido, e questa è una cosa abbastanza banale, possiamo anche accettarlo, ma per quanto riguarda le fasi solide, consentire che i processi di diffusione allo stato solido siano completi e perfetti, in modo tale che i punti rappresentativi nel diagramma non rappresentino solo il solido o il liquido all'interfaccia liquido-solido, ma rappresentino contemporaneamente la massa del liquido e la massa del solido. Traduciamo. Un generico punto qui dentro, sapete già che è rappresentato in questa zona liquido più piombo, che poi in realtà è una fase solida, una soluzione solida di piombo e di stagno, in realtà sapete già che viene rappresentato con un cerchio vuoto, perché in realtà i veri punti rappresentativi sono sull'orizzontale, ricordo questa è una zona bifasica monovariante, questo punto per il liquido e questo punto per il solido. Benissimo, questo punto per il solido non rappresenta solamente l'interfaccia, questo è il liquido e questo qua è il solido alfa, chiamiamolo, non vi deve rappresentare solamente quello che si va a depositare nell'ultimo secondo,
quello che rappresenta quel punto, ma mi deve rappresentare l'intero grano. Per fare questo ci devono essere dei processi di diffusione allo stato solido, per cui gli elementi, notate, un diagramma di questo tipo, per esempio qui abbiamo A, qui B, quello che è, insomma, qui abbiamo il liquido, qui abbiamo una soluzione alfa, per esempio, raffreddando, noi abbiamo che questo è il punto rappresentativo. Qui abbiamo l'inizio della solidificazione con i primi grani che hanno questa composizione chimica. Se andiamo a rappresentarlo qui in una rappresentazione grafica, questo potrebbe essere il primo grano che ha questa composizione chimica. Bene, raffreddando ulteriormente, questo qui ci deve rappresentare non solo l'eventuale strato esterno, ma ci deve rappresentare l'intero grano che viene a formarsi. D'accordo? Questo è fondamentale, altrimenti quando andiamo a poi arrivare a questa temperatura qui, dove abbiamo l'ultima goccia di liquido che si solidifica, non riusciamo a ottenere una struttura completamente solida tutta quanta con questa composizione chimica qui. Ma avremo delle differenze di composizione chimica fra l'inizio della solidificazione, che notate essere più ricca in elementi altofondenti, in questo caso l'elemento A, e la fine della solidificazione, che è più ricca in elementi basso fondenti. Vi dicevo, questo è il limite di utilizzabilità del diagramma di fase binario, ternario, quello che è, ed è appunto un limite che però ha una evidenza sperimentale praticamente costante, cioè le leghe che noi andiamo a utilizzare non hanno mai una omogeneità totale e reale, ma abbiamo sempre differenze di composizione chimica che abbiamo visto già quando abbiamo parlato della solidificazione del lingotto in scala macroscopica. Noi abbiamo detto che la pelle del nostro lingotto è più ricca in elementi altofondenti rispetto al cuore del nostro lingotto, perché sostanzialmente solidifica per prima e perché per quelle distanze i processi di diffusione non riescono a rendere omogenea la composizione chimica del sistema. Le distanze sono dell'ordine dei centimetri, dei decimetri. Quello che vi ho appena detto però è valido anche per quanto riguarda il discorso della solidificazione per quanto riguarda il singolo grano. Osserviamo questa animazione. Questo è quello che avviene durante un processo di solidificazione, ve lo faccio rivedere, nell'ipotesi che la diffusione allo stato solido funzioni perfettamente. Come vedete, il punto, qui è una scala di colori, d'accordo? A destra c'è la scala del colore, il punto cambia di colore aumentando di volume, ve lo faccio rivedere, aumenta in pratica il tenore dell'altro elemento di lega, vedete, abbassandosi la temperatura, e tutto quanto il nostro oggetto allo stato solido ha una omogeneità chimica diffusa punto per punto. Tutto ciò però richiede tempo, richiede raffreddamento estremamente lento, cosa che non è sempre assicurata, anzi che in realtà in scala industriale non avviene letteralmente mai. Il caso più reale è quest'altro. Notate, il cuore del grano è più ricco nell'elemento altofondente, qui è buffo chiamare il piombo altofondente perché il piombo fonde abbastanza basso, ma lo stagno è più basso fondente, quindi in realtà qui l'altofondente e il basso fondente è ovviamente relativo. E vedete bene che il cuore del grano che si viene a formare è più ricco in elemento alto fondente, il bordo del grano è più ricco in elemento basso fondente. È chiaro che cosa? Questo è il caso di un singolo grano su un singolo oggetto, cioè voi dovete riuscire a distinguere in una segregazione macroscopica, che è quella che avviene nell'ordine dei centimetri sostanzialmente, che abbiamo visto funzionare per quanto riguarda la scala ad esempio del lingotto, in una segregazione microscopica, che è quella che abbiamo appena visto qua in questa rappresentazione di questo ipotetico grano quadrato, non esistono i grani quadrati evidentemente, e dove appunto abbiamo un cuore del grano più ricco in elemento alto fondente, un bordo grano più ricco in elemento basso fondente, con la diffusione che non ha funzionato, non perché il processo sia differente fisicamente, ma perché i tempi sono differenti. Questo è avvenuto con raffreddamenti molto 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 lenti, questo invece è un raffreddamento più rapido, e la diffusività non è riuscita a omogeneizzare la composizione chimica durante la solidificazione e il raffreddamento. Il risultato, come vedete, è radicalmente diverso. Se io vado a fare un'analisi chimica globale, io ho la stessa composizione chimica da punto a punto, da oggetto a oggetto, ma localmente con una sonda vado a vedere, ho composizioni chimiche differenziate. La microsegregazione spesso in alcuni testi viene indicata come liquazione,
tanto per rendere più complicata la cosa, a volte in qualche testo con liquazione si intende qualcos'altro ancora. Nel nostro corso intenderemo con liquazione appunto la microsegregazione, mentre chiameremo segregazione o macrosegregazione la segregazione su scala più macroscopica. Sostanzialmente i meccanismi sono basati sullo stesso problema, cioè tempo di raffreddamento, di solidificazione e di raffreddamento troppo rapido, insufficienza quindi nell'attivazione di tutti i processi diffusivi e quindi problemi nella rappresentazione, nella reale rappresentatività del diagramma di fase, che non rappresenta più qualcosa di reale, perché in realtà il processo non è più questo che abbiamo appena visto in questa animazione, ma è quest'altro. Ve li faccio rivedere entrambi, in modo tale che questo è il processo con una diffusività efficace, con una lentezza di raffreddamento estremamente elevata, in modo tale che faccio rivedere il punto che notate qua a sinistra anche il diagramma di raffreddamento, se no non ci capiamo. Riguardate un'altra volta, vedete? Qui in basso a sinistra invece abbiamo una solidificazione più rapida, il cuore del grano resta più ricco in elemento alto fondente, il bordo grano è più ricco in elemento basso fondente e non si riesce ad avere una diffusione completa. Si formano gradienti di concentrazione, una variazione di concentrazione punto per punto nel grano, che appunto andiamo a chiamare microsegregazione o liquazione molto spesso. Questa cosa penso che il professor Masco, quando andrete a vederla, quando farete i diagrammi di fase con lui, comporta delle altre conseguenze. La fine della solidificazione avviene un po' più in basso come temperatura, questo lo vedrete in altri, con un altro corso. Quello che ci interessa noi sapere è che in effetti la diffusione completa comporta per esempio una struttura policristallina, questa situazione, una diffusione incompleta comporta sostanzialmente quest'altra situazione qui. Capite bene che c'è un'enorme differenza. Quando poi andremo a parlare di problemi di corrosione, ad esempio, andremo a scoprire che differenze compositive anche su scala microscopica possono comportare attacchi localizzati dovuti sostanzialmente alla formazione di microcoppie galvaniche. Una composizione chimica locale differente vuol dire proprietà meccaniche fra questo punto e questo punto differenti, parliamo di scala microscopica, ma che possono indurre, per esempio, ad esempio durante un problema di propagazione di cricca di fatica, ad esempio, la possibilità che esistano nel nostro pezzo dei percorsi di minore resistenza. Mi spiego meglio: se c'è una cricca che avanza in questa direzione e per esempio questa zona che è più ricca in elemento giallo è più debole, chiaramente la frattura propagherà laddove trova un percorso di minore resistenza, cioè sul bordo grano. Avere una frattura di tipo intergranulare agevolata appunto dalla presenza di questa zona più ricca in elementi basso fondente e quindi più suscettibile di essere rotta, perché la propagazione lì trova un percorso di minor resistenza rispetto appunto a una situazione perfettamente omogenea. Vediamo qui, vediamo qui in questa animazione cosa avviene se facciamo sul nostro oggetto policristallino disomogeneo fortemente un processo che chiameremo trattamento termico, è forse il primo che vediamo in questo corso, detto di omogeneizzazione, cioè si prende il pezzo e si aspetta molto tempo ad alta temperatura. Come vedete è un po' graduale, ma già vedete da qui la differenza fra questo e questo è netta. Se noi aspettiamo molto tempo ad alta temperatura, quindi diciamo che noi il nostro pezzo abbiamo solidificato e raffreddato con una finale molto disomogeneo, d'accordo? Bene, ma se noi dopo averlo raffreddato lo riscaldiamo e lo portiamo ad alta temperatura al tempo sufficiente, noi riconsentiamo la diffusione di ripartire un'altra volta, riattiviamo i processi diffusivi e vedete che la composizione chimica si può riomogenizzare più o meno completamente, sostanzialmente dipende quanto è alta la temperatura e quanto tempo ci state, perché la diffusione fa un processo sostanzialmente che si attiva con temperatura e con tempo, e si può arrivare a rendere la composizione chimica, ma non identica a questa situazione qui, ma abbastanza prossima, quindi impedendo o riducendo la presenza di disomogeneità chimiche locali più o meno importanti. Capite bene che questo processo riesce a risolvere problemi su scala abbastanza piccole. Nel lingotto non riuscite, se non per permanenze prolungatissime, a volte realizzabili sulla scala industriale, a eliminare disomogeneità sulla scala dei centimetri o dei decimetri.
però su scale, che sono quelle dei micron sostanzialmente, del bor di grano, è una cosa assolutamente praticabile. Per osservare tutte le strutture che avete visto qua, io qui vi faccio una breve somma, ma questa in realtà poi come procedure e come modalità lo imparerete in altri corsi, per esempio metodologie metallurgiche e metallografiche, in parte anche nel corso che faccio anch'io, materie metalliche e materie industriali. La procedura è quella che vedete qua, si prende il pezzo, tipicamente si fa un taglio, cubetto per esempio, a volte lo si può incollare con un filo conduttore se ci serve che conduca elettricità, ma se no questa fase si può anche saltare, lo si inglobi in una resina, lo si lucida a specchio e così come lucidato lo si può andare a osservare a un microscopio. Cosa osserverete? Osserverete delle macchie. Quelle macchie sono tutto ciò che non è metallico. Attenzione, quelle macchie sono tutto ciò che non è metallico nel caso sia preparato bene, se no è zozzeria, possono esserci rigacce e compagnia bella, deve essere preparato bene. La lucidatura deve essere fatta attraverso una serie molto lunga di panni con carte a granulometria via via decrescente. Lo si porta praticamente a specchio in questa maniera. Portato a specchio lo si può già osservare e si può fare un'analisi dello stato inclusionale, cioè si possono osservare tutte quelle particelle non metalliche, ossidi e quant'altro, che costituiscono già di per sé una soluzione di continuità. Se già in quella fase osservate una quantità molto elevata di particelle non metalliche, oppure ne osservate poche ma molto grosse, o qui la normativa UNI o STM ci viene in aiuto perché ci fissa proprio delle tabelle, sono tabelle molto semplici in realtà, vedo una specie di quadro costituito da una serie di colonne, per ogni colonna avete 7, 8, 9 diciamo simulazioni di osservazione al microscopio, voi dovete paragonare quello che state vedendo con quello che c'è sulla tabella, vedete dove vi trovate, secondo il capitolato che dovete osservare o secondo le indicazioni della normativa trovate, decidete se il vostro pezzo è accettabile o meno. È chiaro che non si fa un'osservazione, se lo devo fare un numero abbastanza elevato, statisticamente accettabile, è una procedura abbastanza complicata, ma si può fare. Nel caso in cui voi vogliate osservare invece la microstruttura del vostro acciaio, della vostra lega di titanio, lega d'alluminio, dovrete procedere a un attacco chimico-elettrochimico, ad esempio qui vedete una piccola lista, ma guardate la normativa vi dà una serie di enorme di consigli. Attenzione, io qui parlo spesso di normativa, ma non è detto che adottando un determinato attacco chimico o elettrochimico dove la differenza. L'attacco chimico si prende il pezzo, lo si immerge nell'acido o nella base. Nell'attacco elettrochimico gli si impone anche un potenziale, per cui si gestisce un po' meglio diciamo questo attacco elettrochimico che possiamo fare appunto anche qui nel laboratorio. È dedicato più che altro a quelle leghe che hanno già una elevata resistenza alla corrosione, quali per esempio acciai inossidabili, quali per esempio leghe di titanio, dove appunto l'elevata resistenza alla corrosione renderebbe la struttura difficilmente evidenziabile, perché appunto resistono bene alla corrosione. Questo di per sé è un attacco corrosivo gestito, ma è un attacco corrosivo. Voi volete mettere in risalto qualche cosa, possono essere i bordi grano, possono essere seconde fasi, dipende cosa volete osservare, e con determinati attacchi tentate di vedere qualche cosa. Dico tentate perché non è detto che funzioni un determinato attacco, perché l'efficacia di un determinato attacco chimico elettrochimico dipende da infinità di fattori. Per questo poi la normativa va adottata cum grano salis, cioè con un po' di accortezza. Non è detto che un determinato attacco consigliato funzioni, perché appunto potrebbe esserci uno stato tensionale molto elevato perché è stato laminato a freddo in maniera più spinta. La normativa vi dà delle indicazioni, poi ovviamente andranno adottati degli accorgimenti volta per volta, molto spesso sulla base dell'esperienza dello sperimentatore. Qui abbiamo un elenco di attrezzature tutte disponibili presso il nostro laboratorio. Il microscopio metallografico è un microscopio che consente di osservare queste strutture appunto mediante luce ottica sostanzialmente. L'ingrandimento che si può arrivare a ottenere qui è circa 1000, in realtà esistono microscopi ottici che arrivano anche a 1200, intendo ingrandimento 1200 volte per. Notate che l'ingrandimento in realtà è un parametro importante fino a un certo punto, perché oltre all'ingrandimento è sostanziale avere anche la risoluzione, cioè la capacità di distinguere due oggetti ravvicinati tra di loro. Il vero limite dell'ottica è, usando la luce ottica, voi potreste anche ingrandire 100.000 per, prendete la foto, la portate dentro un computer, la allargate enormemente, avete ingrandito. Sì, ma la capacità di distinguere due oggetti ravvicinati è sempre quella, è sostanzialmente perché c'è il limite fisico nell'uso della luce ottica. Ci sono dei microscopi metallografici che riescono ad arrivare, ottici che riescono ad arrivare a 1200 usando delle interfacce con olio, ma sostanzialmente poi non si incrementa chissà di quanto.
perché per avere ingrandimenti molto più spinti, con risoluzioni molto più elevate, esiste ad esempio il microscopio elettronico a scansione, che vedete qui, qui in facoltà ne abbiamo due, uno presso il mio laboratorio, un altro presso il laboratorio di materiali, che ha la capacità, usa, innanzitutto non usa più la luce ottica, ma usa un fascio di elettroni, nel nostro caso accelerato fino a 20 kV, l'electron volt, sono 20 kV che accelerano questi elettroni a una certa distanza, colpiscono il bersaglio, e una serie di rivelatori che permettono di osservare questi elettroni, quindi potendo andare con risoluzioni molto più spinte, a ingrandimenti molto più elevati, e attenzione, con un altro parametro che nell'ottico è praticamente inesistente, ovvero con una certa profondità di campo. Cos'è la profondità di campo? È la capacità che voi avete naturalmente di distinguere due oggetti su piani focali differenti. Se voi avete le mani vostre in questa posizione, voi riuscite a mettere con una certa difficoltà magari a fuoco sia l'una che l'altra. Nel microscopio ottico voi questo non potete averlo. Nell'ottico voi osservate solo oggetti assolutamente planari, tant'è che se l'oggetto avete preparato male, ha delle asperità, delle cunette, quelle le vedete sfocate. Se ci sono dei piccoli buchi, li vedete sfocati. Nel microscopio elettronico a scansione c'è una discreta, anzi direi molto spesso buona, capacità di appunto messa a fuoco di piani focali differenti, tant'è che possiamo utilizzarlo non solo per l'analisi metallografica, cioè l'analisi delle microstrutture di acciai, leghe, eccetera, ma possiamo utilizzarlo anche per l'analisi frattografica, cioè l'analisi delle superfici di frattura, con l'unica condizione, perlomeno per il nostro microscopio elettronico a scansione, di avere a che fare con un materiale conduttivo. Se non è conduttivo va ricoperto con carbonio, che conduce, va ricoperto con oro, insomma con qualche cosa che riesca a condurre l'elettricità. Domande fin qui? Qualche dubbio? Domande? Fatele mo, non le fate dopo. Dica. Ovviamente, assolutamente, quando parliamo, allora ha fatto benissimo a fare questa domanda perché è un input sostanziale per tutto il resto del nostro corso e per qualunque problema di tipo metallurgico. Qualora parleremo di trattamenti termici, ovviamente parleremo di trattamenti termici su oggetti già solidi, e il limite costante, diciamo forse l'unico riferimento costante che abbiamo in tutto il nostro corso, è che mai e poi mai si dovrà andare in campo anche di sola parziale fusione. L'oggetto deve stare sempre assolutamente solido. Sottolineo questo perché poi purtroppo poi dovremo in qualche caso descrivere dei trattamenti termici in cui si arriverà abbastanza in prossimità della temperatura di fusione, sostanzialmente l'orizzontale eutettica, lì bisognerà fare molta accortezza. Basterà sbagliarsi di molto poco, per esempio nel caso degli acciai, ci sono dei trattamenti termici appunto che vanno in prossimità di una temperatura di fusione che può essere anche abbastanza bassa, e bastano delle microfusioni localizzate, l'acciaio subisce quello che si chiama bruciatura, è gergale questo comunque, si tratta di piccoli punti di fusione in corrispondenza di alcune zone bassa fondenti, l'oggetto non può altro che essere rottamato, cioè va preso e fuso, non potete più recuperarlo, non c'è modo di recuperare un oggetto che durante un trattamento termico, qualunque esso sia, abbia subito anche una sola parziale fusione, a meno che non stiamo parlando, l'unica eccezione a quello che vi sto dicendo, eventuali trattamenti superficiali al plasma, possono esserci delle dovute eccezioni, ma per tutti i trattamenti di cui parleremo qui, assolutamente non c'è mai la possibilità di avere neanche una sola parziale fusione, in quel caso il pezzo può essere solo rifuso, d'accordo? Ho fatto benissimo a farmi questa domanda perché è fondamentale, sottolineato. Dica. Dunque, allora, in realtà, torniamo un attimo giù perché mi piace che avete fatto domande abbastanza simpatiche. Nella omogeneizzazione, in realtà, noi abbiamo detto andiamo su e permaniamo. La sua domanda è giustamente, ma poi come raffreddiamo? Diciamo che per quanto riguarda il problema relativo alla, diciamo, omogeneizzazione, cioè all'eliminazione della segregazione, sostanzialmente lei potrebbe raffreddare come gli pare. Per quanto riguarda solo il problema però della, perché cosa vuol dire questo? Quello che per esempio lei può aver ottenuto a 700 gradi, faccio un numero qualsiasi, non so neanche che lega stiamo considerando, quindi è chiaro che se lei in 10 ore è rimasta a 700 gradi, raffreddando, quello che avverrà a 680, a meno che non rimanga chissà quanto, non può variare più. Per cui se lei raffredda molto rapidamente o molto lentamente non cambia nulla,
attenzione solo per quanto riguarda però il problema dell'omogeneizzazione, come scopriremo più avanti durante il corso, esistono tanti altri aspetti che vanno considerati, per cui voi non potete quasi mai raffreddare come vi pare, per cui ci saranno delle indicazioni sul processo di raffreddamento dettate sicuramente da altre considerazioni che però ora non possiamo fare perché non avete le basi, non sapete cos'altro succede, insomma, sostanzialmente. Altro aspetto fondamentale che non ho detto, chiaro, è fondamentale anche gestire l'ambiente nel quale voi portate il vostro pezzo. Se il pezzo lo mettete in aria a 700 gradi si ossida tutto sicuramente, quindi dovete vedere se per voi questo è accettabile o se per caso quel trattamento deve essere fatto sotto vuoto, in argon, cioè o un ambiente totalmente inerte, un ambiente contenente gas che non reagiscono comunque al nostro metallo, o un ambiente riducente a volte, contenente idrogeno. Ci sono una serie di ambienti che devono essere gestiti per poter effettuare il trattamento termico senza che si abbia un'eccessiva aggressione della superficie del vostro pezzo. Qualche altra domanda? Belle domande. Posso anche essere domande un po' più scemo, non è che sia assolutamente, non c'è un premio sulla domanda intelligente. A volte quelli banali possono essere, guardate, normalmente una domanda, se l'avete in testa, in metà della classe c'è la stessa domanda in testa, quindi non vi fate scrupoli. Per cui cinque minuti di sosta e poi ricominciamo.